Perché invecchiamo? E come fare per rallentare il processo? Esiste un metodo? Sono ormai tante le teorie che concordano che il modo migliore per allungare la vita è il contrario di quello che si pensi, vale a dire la restrizione calorica. Ma come? Mangiando di meno si vive più a lungo? Gli studi fatti finora dicono così. E secondo la teoria recente proposta da uno scienziato di nome David Sinclair, l'invecchiamento non è altro che una malattia. E, proprio come tutte le malattie, può essere prevenuta e curata. In genere, quando non si sa spiegare qualcosa, si utilizza l'espressione perché è così che deve andare. E per tanto tempo l'invecchiamento e i sintomi ad esso correlati sono stati trattati attraverso i farmaci, senza mai fermarsi a trattarne la causa. Oggi cercherò di spiegarti cosa la scienza definisce invecchiamento e quali sono i metodi riconosciuti per rallentarne i processi. Secondo la teoria di Sinclair, invecchiare non è altro che una perdita di informazioni dovuta a un danneggiamento nella fase di copia. Che cosa vuol dire? Alla base della vita di tutti gli esseri viventi c'è la riproduzione. Ogni cellula ha lo scopo di duplicarsi per continuare la vita. Ma questo continuo ciclo di riproduzione nel tempo può portare degli errori, quelli che poi diventano i sintomi definiti invecchiamento. Perciò, se lo consideriamo una malattia, possiamo credere che tutte le patologie provengono dalla disfunzione, ovvero dalla perdita di informazioni, dovuta a un eccesso di riproduzione delle cellule, che sono appunto invecchiate. Pensa al tuo corpo come una macchina. Se la guidi al massimo per tutto il tempo, è divertente, certo, e ti fa andare veloce, ma la usuri anche più velocemente, durando perciò di meno. Se invece vai più lentamente, senza alzare troppi giri del motore e facendo meno chilometri, avrà bisogno di meno manutenzione nel tempo. Quindi puoi scegliere di correre e risparmiare tempo usurando la macchina. Oppure puoi andare più lentamente e farla durare più a lungo. Ma non puoi avere però velocità a lungo. Ecco, nel corpo umano questa altalena è composta dalla crescita, ovvero la riproduzione, e la longevità. A questo punto il cibo diventa l'elemento determinante. Perché quando mangiamo si innesca la riproduzione, mentre quando c'è la sua mancanza si stimola la longevità. Infatti è quando si va in stato di sopravvivenza che il corpo mette in moto i meccanismi di longevità. La restrizione calorica è stata studiata fin dagli anni 30 del Novecento, dimostrando come gli animali che mangiavano meno frequentemente erano coloro che vivevano più a lungo. Ovviamente la restrizione calorica non deve corrispondere alla malnutrizione, pertanto è importante che vengano sempre forniti i nutrienti fondamentali, anche se in quantità minore. Quando il cibo scarseggia, il corpo mette in moto i meccanismi di sopravvivenza, attivando i geni della longevità. Ma se si mangia costantemente e si è sempre in fase di digestione, non se ne permette mai l'attivazione. Paradossalmente, viviamo in una società in cui non è più consentito avere fame. Ci hanno fatto credere che sia dannoso per il corpo non mangiare per 16-20 ore, che senza ingerire alcun alimento verrai consumato dal senso di fame. Ma digiunare e fare la fame sono due concetti diversi, un po' come correre per divertimento perché sei inseguito da un leone. Digiunare è la scelta volontaria di non mangiare, nonostante ci sia cibo disponibile. Soffrire la fame è indipendente dal proprio controllo. Lo stato di digiuno si verifica quando non c'è in circolo l'ormone insulina, che viene rilasciato nel flusso sanguigno ogni qualvolta che si ingerisce del cibo, e la sua risposta è relativa al nutriente che viene assunto. Te ne ho parlato anche in altri video, ti lascio il link nella descrizione qui sotto. L'insulina fa parte dei sensori dei nutrienti, questi geni che dicono al corpo cosa fare in base alla disponibilità o meno di sostanze, a cui si aggiungono le sirtuine, i regolatori di infiammazione, dei geni che riparano il DNA e rimuovono le parti danneggiate, che istruiscono il corpo a preferire la riparazione al posto della riproduzione, proteggendoci dallo sviluppo di malattie legate all'invecchiamento, come il diabete, le patologie cardiache, l'Alzheimer, l'osteoporosi, il cancro e tutte le infiammazioni croniche. Le sirtuine vengono attivate quando non c'è insulina in circolo, quindi quando si è in stato di digiuno. Anche la AMPK si attiva durante lo stato di digiuno e serve a controllare quanta energia è presente per conservare la vita, spostando o utilizzando riserve dove necessario. Questo gene è il promotore dell'autofagia e della produzione dei mitocondri, le strutture responsabili della produzione di energia, che si riducono con l'invecchiamento, ma si aumentano attraverso l'esercizio fisico.
Infatti, non smetterò mai di ripeterlo, l'attività fisica è il mezzo migliore per la prevenzione da ogni tipo di malattia. Ma è importante raggiungere un'intensità tale da portare il corpo in condizione di ossigeno ridotto, con il battito cardiaco tra il 70 e l'85% del proprio massimale, creando uno stimolo alla maggiore efficienza. L'altro sensore dei nutrienti è l'mTOR, stimolato invece dalla presenza di cibo e responsabile della regolazione dei nutrienti. La sua funzione è di costruire cose, riducendo l'infiammazione e guidando la crescita muscolare. L'mTOR è altamente sensibile agli amminoacidi e ai zuccheri, andando a braccetto con l'insulina. Pertanto, abbassando la sua attività e riducendo la quantità di insulina nel corpo, che si promuovono i meccanismi della longevità. Maggiore è il tempo in cui il corpo passa in assenza di cibo, diversi sono gli effetti che si verificano. Ovviamente non ti sto suggerendo di non mangiare più, ma di utilizzare queste informazioni come uno strumento per migliorare la tua salute. Come fare? Parliamo del digiuno intermittente o finestra di nutrimento temporale ristretta, l'intervallo di tempo in cui è consentito consumare delle calorie. Questo perché è molto più facile restringere la quantità di tempo per consumare i cibi, piuttosto che limitarsi a mangiare di meno. Ma qui poi parliamo di motivazione e forza di volontà, che è un altro argomento su cui ci sono tante credenze. Se vuoi che te ne parli, me lo puoi scrivere nei commenti. Come si mette in pratica? Mettiamo che la mia giornata inizia alle 7 del mattino e che consumi la colazione alle 7.30, per poi concludere la mia giornata con la cena intorno alle 20.30. La mia finestra di nutrimento è di 13 ore. Se volessi applicare i concetti del digiuno, potrei posticipare la colazione alle 8 o addirittura decidere di saltarla nel caso in cui non abbia fame e anticipare la cena alle 19.30. Così facendo, la mia finestra di nutrimento si ridurrebbe da 13 a 11 ore se facessi colazione e 7-8 ore se riuscissi ad arrivare direttamente al pranzo. Nota bene, l'ultimo boccone che fai non determina l'inizio del digiuno. Ridurre la finestra di nutrimento non solo è utile per gli effetti della longevità, ma anche per ottimizzare i ritmi circadiani. Te ne ho parlato anche nel mio video a proposito del sonno. Infatti, così come il primo raggio di luce resetta l'orologio interno del cervello, il primo boccone di cibo detta i ritmi di tutti gli orologi degli organi. L'abitudine di mangiare sempre alla stessa ora fa sì che tutti i meccanismi avvengano in modo sincronizzato basati su quell'orario. Il cervello prevede, basandosi sulle abitudini appunto, la presenza o l'assenza di cibo, mettendo in azione i sistemi di sopravvivenza. E visto che il corpo non può demolire grasso e accumularne contemporaneamente, quando non si rispettano dei ritmi precisi, si mette il corpo in uno stato di difficoltà. Il sistema digerente infatti non è costruito per processare costantemente del cibo. L'assorbimento dei nutrienti è un processo che richiede molta energia e non può avvenire sempre. E anche la digestione segue il ritmo circadiano. Durante il giorno si produce saliva e acido dello stomaco in modo maggiore, mentre la notte diminuisce. È per questo motivo che quando si cena tardi si verificano i problemi di digestione. Il corpo non è preparato alla gestione di cibo durante la notte e anziché dormire deve processare sostanze, magari e anzi spesso infiammanti, tralasciando gli altri compiti. Quindi il sonno è disturbato e si crea la cascata di eventi che alterano il metabolismo ormonale. Basandoci su queste informazioni e su ciò che concorda la scienza della longevità, per limitare i sintomi dell'invecchiamento bisogna abbassare le calorie riducendo la finestra di nutrimento, che ha soltanto aspetti positivi, visto che, anticipando la cena, eviti il consumo di alcol e di alimenti che lo accompagnano, che sappiamo essere responsabili dell'accumulo di grasso. Dormi meglio, perché termini la digestione e vai a letto leggero, quindi al mattino ti svegli con più energia, avendo meno senso di fame durante il giorno e attivi i geni della longevità. Eseguire un allenamento intenso tale da mettere il corpo in un debito di ossigeno, raggiungendo il 70-80% della propria frequenza cardiaca massimale, consigliato per un paio d'ore a settimana, suddivise in 2, 3 o più sessioni. Dare la priorità al sonno con qualità e quantità elevate, di cui ti ho spiegato l'importanza anche in un altro video. Aumentare la massa muscolare attraverso un allenamento di rinforzo, poiché a partire dai 30 anni si perde forza e massa muscolare a un ritmo dell'1-2% annuo, accelerando con il passare dell'età. E infine, ma soprattutto, godersi la vita, che non vuol dire mangiare e bere senza limiti, ma vivere con entusiasmo i momenti di socialità, quelli veri e davvero importanti,
per poi avere una costanza di buone abitudini salutari nella quotidianità. Non mi sembra fantascienza, no? Spero di averti dato delle informazioni interessanti e utili. Se così fosse, clicca sul tasto mi piace e considera l'idea di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Prenditi cura di te per vivere più a lungo. Ci vediamo presto!